Perché celebrare l'anniversario di un omicidio? 15 anni fa, quando una pestilenza stava per distruggere Dunwall, un sicario assaltò il palazzo nel quale ero nata e pugnalò mia madre al cuore. In seguito, i mandanti dell'omicidio cercarono di usarmi come pedina nei loro giochi di potere. Ci sarebbero riusciti se non fosse stato per mio padre, Corvo Attano, che diede loro la caccia e sventò la cospirazione. Dopo tutti questi anni, sarò la regnante che mia madre voleva. Ora affrontiamo una nuova crisi. Un mostro che i giornali chiamano Uccisore della Corona sta eliminando i miei nemici, facendo ricadere la colpa su mio padre e me. Non so se imbarcarmi e fare vela per l'altro capo del mondo oppure far giustiziare tutti quelli che mi circondano. Fate attenzione, maestà. Non ho voglia di tutte queste cerimonie oggi. Il vostro anello. Ecco, siete pronta. Grazie, Alexi. Apri pure. Tutti salutino Sua Maestà Imperiale Emily Caldwin. Leali sudditi, attraversiamo tempi difficili, ma oggi onoriamo mia madre, Jessamine Caldwin. Che il suo ricordo sopravviva per sempre. Emily. Padre, sembri stanco. Ogni anno spero che l'anniversario della morte di Jessamine sia meno doloroso, ma non lo è. Vorrei fosse ancora lei l'imperatrice. Io non sono molto brava. Stai ancora imparando. Non preoccuparti degli agitatori. E prenderemo l'uccisore della corona, prima o poi. La gente pensa sia tu. Che questi omicidi siano dei tentativi di proteggermi andati male. No. Qualcuno cerca di incolparci prendendo di mira i nostri nemici. Vorrei poter scappare da tutto questo. A volte lo fai. Credi che non sappia delle tue nottate sui tetti? Coraggio. La cerimonia finirà presto. Protettore reale e anche padre. Avrei dovuto proibire per legge l'unione di questi due titoli. Vostra Maestà, prima di iniziare con le cerimonie di oggi abbiamo un ospite inatteso. Il Duca di Ser Konos. Ramsay dice che il Duca porta dei doni speciali. Davvero intrigante. Grazie a Luca Abele, Duca di Ser Konos. Dei meccano soldati. Incredibile. Che succede, Ramsay? Io non ho autorizzato tutto questo. Vostra Maestà Imperiale, Protettore Reale Corvo Attano. È nostro concittadino. Ser Konos vi fa le sue condoglianze in questo triste giorno e invia doni dalla nostra nazione, la nuova stella dell'orizzonte meridionale. Vi siamo riconoscenti. Aspettate a ringraziarmi perché ora vi darò il più grande dei regali, la famiglia. Ecco la sorella perduta di Jessamine Caldwin, la legittima imperatrice. Delilah Caldwin. Impossibile. Mia madre aveva una sorella. Mia cara nipote, salve. Non è vero. Mio padre era l'imperatore Yuan Jacob Caldwin e Jessamine era mia sorella minore. Quando lei morì, purtroppo io non ero ancora pronta per mostrarmi a voi e fui costretta a lasciare Dunwall. Ma adesso sono tornata a casa. Se sei davvero la sorella di mia madre, sei la benvenuta qui a corte. Piccolo passero, annerito da brutti ricordi, sono qui per sollevarti dal tuo incarico. La promessa di mio padre sussurrata in segreto tanti anni fa, e ora mantengo... Attenta! Emily Caldwin è figlia dell'imperatrice Jessamine Caldwin. Protettore reale, pensavi di farla franca dopo quegli omicidi, vero? Vivere nel mio palazzo ti ha protetto, ma ora basta.
Voi tutti ascoltatemi. La legittima imperatrice è tornata. Salutate l'imperatrice di Laila, la prima del suo nome. Arrestate Emily Colwyn e suo padre per gli omicidi dell'uccisore della corona. Cosa? Padre! La tua spada non fermerà il mio cuore. Per un uomo della tua età. Per quanto hai nascosto il simbolo dell'esterno, credo sia una magnifica storia. Lo rinchiuderò nelle stanze dell'imperatrice, poi lo porterò nella prigione di Coldridge fino al processo. Mio padre ha perso tutto. Mi ha mandato nella milizia a un passo dalla miseria. E pensare che ho preso ordini da te, Corvo Attano, figlio di un mercante serconiano. Capitano Ramsay, ho sentito urlare. Lord Corvo, ma cos'è successo? È tutto, Capitano Mayhew. No! Ecco l'arma del protettore reale. Ma che razza di spada si piega in due? Nella milizia cittadina gira voce di una stanza blindata nelle camere di tua figlia con così tanto oro da poterci comprare un'isola. E dicono che questa sia una delle due chiavi. Lady Emily sta bene. È un colpo di stato. Emily è... L'hanno imprigionata, se così vogliamo dire. Dovete fuggire dalla torre. Usate la stanza blindata di Emily. C'era un capitano stamattina, giù al porto. Vi cercava. Scappate e aiutate Emily. Mi spiace, Capitano Mayhew. Addio. Lord Protettore, perdonatemi se oso. Ma avete un aspetto terribile. È stata una giornata pesante. C'è un colpo di stato in corso e mi credono l'uccisore della corona. Mi chiamo Megan Foster. Lavoro con un vostro vecchio alleato, Anton Sokolov. A sud abbiamo scoperto una cosa spaventosa. Devo avvertirvi. Conosco Anton. Il duca è qui con una donna, Delilah, che si è presa il trono. Loro adesso hanno Emily e io sono scappato. Ora devo nascondermi e pensare a una strategia. A Dunwall non capitano altro che disgrazie. Sembra quasi la fine del mondo. Andrò a Karnaca, dove sono iniziati gli omicidi dell'uccisore. Delilah deve essere stata lì per un po'. Devo capire che cosa sta succedendo. Sì, l'ho chiamata Dreadful Whale. Andiamo? Andiamo. Corvo, vecchio amico, te lo devo dire, hai perso un'altra imperatrice. Delilah era solo una pedina, ma ora ha un trono. 15 anni fa Daud poteva metterti in guardia se glielo avessi chiesto, ma non avevi tempo per le domande. I tempi sono cambiati e non hai fatto attenzione agli angoli bui. Forse vivere in un palazzo ti ha rammollito. Cosa succede quando spingi un uomo oltre i suoi limiti? Si spezza. E quando cerca di tornare a casa?
Forse imparerai cosa si prova a uccidere un'imperatrice. Sai chi avrebbe potuto dirtelo? Daud. L'ho provato tanto tempo fa. L'oblio era ancora lì dopo tutto. Io ti conosco. Te lo ricordi? È passato molto tempo e hai sofferto così tanto. Sono solo l'eco di me stessa. Ma è bello sapere che ci sei. Jessamine. Anche se non è altro che l'ultima eco della tua voce, per me basta. È quel che resta della mia essenza. Con te ancora per un po'. Se solo potessi oltrepassare questo grande e infinito vuoto e stringerti forte a me. Ma ho solo questo da offrirti. Un dono e una maledizione. Evocami tra le tue mani e ti guiderò quando potrò. Non c'è nessuno come Delilah. L'ho vista emergere dal sangue e dall'erciume. Finché non è stata in grado di rubare agli studiosi più saggi dell'impero. Sopravvivenza e ambizione, arte e magia. È un'astuzia che sottomette chi la circonda. Questo ha portato ai fatti della torre di Dunwall. Delilah è stata previdente. Ha subito tutto il male possibile e ora ha una corona. Ma ti dirò un segreto. Il suo vero obiettivo è molto più grande. Forse sono diventato pigro. La stanchezza mi pervade. Non so come. Tutto ciò che amo è di nuovo in pericolo. L'ultima volta che ho visto Karnaca avevo 18 anni e mi stavo imbarcando per Dunwall. Era l'alba e avevo ballato ubriaco tutta la notte. Ero sostenuto dal favore del vecchio duca e pensavo di essere il più grande spadaccino delle isole. Per oltre 3 decenni ho vissuto in un palazzo, proteggendo la gente che amo. Un'imperatrice è morta tra le mie braccia e ne ho cresciuta un'altra. Chi avrebbe mai pensato che sarei tornato come l'uomo più ricercato delle isole sulle tracce di un assassino spietato? Cosa penserebbe di me quel diciottenne fuori? Bene, spiegati meglio. Che facevate tu e Sokolov qui? Il vecchio amava Karnaca, ma aveva scoperto una cospirazione legata all'uccisore della corona. Voleva avvertirvi. Sapevo che le tensioni erano in aumento. Corruzione, violenza per strada. Cose che succedono e di solito se ne occupano le autorità locali. Invece il nuovo duca lascia correre. Ma Sokolov pensa che potrebbe essere a capo della cospirazione. Aveva un'aria sconvolta e se vi ha mai raccontato le sue storie saprete che è insolito. Stavamo per andare a Dunwall, ma è successo qualcosa. L'uccisore della corona. Sì, il portello si è squarciato e Sokolov ha urlato. Ho visto solo un'ombra, qualcuno che lo trasportava sul ponte. L'ho inseguito finché ho potuto, verso l'istituto Addermeyer. È diretto da Hypezia, l'alchimista. Forse il duca si serve di un suo paziente, ovvero l'uccisore. Addermeyer era un solarium anni fa. Entrerò ed eliminerò l'uccisore della corona. Forse l'alchimista mi aiuterà, o forse no. Intanto indagherò anche su cosa è successo a Sokolov. Direi buona fortuna, ma la mia fortuna non è buona. Una volta all'istituto, disattivate la torretta. Quando sarà spenta, arriverò con la nave. Vi porterei ad Addermeyer in barca, ma è ben sorvegliata. C'è una torretta della Gran Guardia. Passate via terra e per la stazione di posta.
Prima di morire, il duca di Serconos ha impiegato anni a costruire Karnata. Con la sua ascesa, il duca Luca Abele ha iniziato a prosciugare rapidamente le ricchezze della città, con orge e festini di settimane. Ricordo il vecchio duca Theodanis. Era un bravo uomo. Fate attenzione lungo la strada. Il duca ha affidato la città alla Gran Guardia. Attaccano gli stranieri a pista. So badare a me stesso. Questo è un buon posto. Raggiungete Addermaer, eliminate l'uccisore e scoprite dove è tenuto Sokolov. L'alchimista, Aipezia, vi aiuterà come può. E a Sokolov piace. Ci vediamo ad Addermaer. Aspetta che la torretta sia disattivata per raggiungermi con la barca. Se non succede qualcosa al mulino a vento, ti può rompere. Karnaca un tempo era una città fantastica, prima che il duca iniziasse a soffocarla. Prima che l'uccisore della corona dipingesse di rosso le sue mura. Adesso sei qui. E mi chiedo se le darai la spinta finale verso l'abisso o se la trarrai in salvo dal baratro. Abbiamo già visto città in rovina, tu e io. Parassiti, sangue e tradimento. Sta succedendo ancora. Spero tu sia all'altezza. L'istituto Addermaer è il posto dove ho più probabilità di trovare l'uccisore della corona. Alexandria Aipezia ha trasformato un vecchio solarium in un centro di studi medici famoso in tutte le isole. È un alchimista, brillante e impegnata ad aiutare i minatori di Karnaca e le loro famiglie. Se c'è qualcuno che sa cosa possa essere successo a Sokolov, è lei. Pazienti, mi spiace, io dovrei saperlo. Sono qui per chiederle una cosa. Si copre la faccia a causa delle ferite. Le infezioni che curiamo qui sono molto più frequenti di quanto si pensi. Non sono qui per le cure. Cerco Anton Sokolov. Sokolov? Sì, è stato qui per poco tempo, ma l'hanno portato via. Da Kirin Jindosh. Ha sentito niente? E l'uccisore della corona? È un suo paziente? L'uccisore, sì. Ho letto qualcosa sui giornali. Mi spiace, ma non... Ah, sì, gli omicidi. Ero a Dunwall in quel periodo e studiavo le malattie dei balenieri. Ehi, qualcuno mi sta chiamando. Mi dimentico le cose. L'uccisore della corona è un caso interessante. Mi sentirai quasi di poter dare una mano. È solo che lavoravo bene, ma ora la memoria sta cominciando a tradirmi. Chi mi sta chiamando? Mi scusi. Possiamo andarcene. Non mi piace qui. Siamo pronti. Sì, torniamo verso la Dreadful Way. Non hai trovato Sokolov? No, ma ho ucciso Aipezia. Voi cosa? Era lei l'uccisore della corona. Il duca l'ha spinta a iniettarsi una dose avvelenata del suo stesso siero che l'ha cambiata. Non lo sapeva neanche. E Sokolo? Lo hanno portato a casa di un uomo chiamato Kirin Jindosh. Il grande inventore del duca. Dicono che sia un genio. Muoiono tutti allo stesso modo.
Mi serve Anton Sokolov, ma è scomparso. È prigioniero di un altro inventore di nome Kirin Jindosh, che sicuramente vuole i segreti custoditi nella sua testa. Jindosh è il folle inventore che ha armato Karnaca con automi di morte. La città dove sono cresciuto e mi sono addestrato, dove ho vinto il torneo del Duca da ragazzo. Dicono che i meccanosoldati possano tenere testa ai migliori combattenti di Karnaca. Li metterò alla prova. Devo scoprire dove tengono prigioniero Sokolov e riportare indietro il vecchio. Salvare un genio e imprigionare l'altro prima che crei un esercito di meccanosoldati. Jindosh è importante per la cerchia del Duca. La sua villa è protetta dalla Gran Guardia, che ferma chiunque abbia un'aria sospetta. Hai detto che c'è un muro di luce che blocca l'accesso alla stazione di posta? Sì, ma si fa del mercato nero lì vicino. Vendono sottobanco. Avete mai usato un reindirizzatore? Sì, ma sono passati anni. Bene, superate il muro di luce, poi salite sulla carrozza per l'abitazione di Jindosh. C'è un motivo se la gente ha paura della sua villa. Ci vediamo a così. Corvo, occupatevi di Jindosh e dei meccanosoldati, poi riportate Sokolov, è importante per me. Corvo! Solo tu potevi. Forse Megan è venuta a cercarti ad Anwol, ma Jindosh... È già all'altro mondo, non cercare di muoverti. Questo è il corvo che ricordavo. Ce l'avete fatta? Come sta? Debole e ferito, ma si riprenderà. Incredibile. Avrete una bella storia da raccontare. La sentirò sulla nave. D'accordo. Ti sorprende che sia riuscita ad attirarti qui? L'esterno mi ha marchiata da tempo. Ti ho fatto fuggire dalla tua preziosa torre e ho trasformato Emily in pietra. Deve essere dura per te. Quando ero giovane, Jessamine ed io eravamo come sorelle e condividevamo un segreto. L'imperatore Colduin aveva un'altra figlia nata da una cuoca di corte. Di giorno, io e Jessamine giocavamo nella torre. Ma di notte tornavo nei dormitori della servitù, tra scarafaggi e sbobba. Papà imperatore veniva a farmi visita, dicendo che se fossi stata brava, l'anno dopo sarei diventata una principessa. Poi un bel giorno, Jessamine ha rotto un oggetto prezioso e il capospia ci ha scoperte. Lei disse che era colpa mia, così lui mi frustò a sangue nella serra. Mia madre perse il suo lavoro in cucina e quella notte stessa finimmo sulla strada, senza un tetto. Mia madre ed io vedemmo il peggio di Dunwall, finendo in prigione per debiti. Jessamine morì rapidamente per mano di un assassino, ma a mia madre ci vollero giorni dopo che una guardia le ruppe la mascella. Quando morì mi buttarono fuori e guardando le luci della torre di Dunwall giurai vendetta. Lavavo lenzuola in un bordello e nel tempo libero dipingevo, finché Anton Sokolov mi prese con sé come allieva, per dirla gentilmente. Ero furba anche prima che l'esterno mi marchiasse e sopravvissi al peggio che l'impero poteva offrire. Ora è il tuo turno.
Quanto di questo è vero e quanto è frutto dell'immaginazione di Delilah? 15 anni fa, la cospirazione dei lealisti mi chiese di rapire Sokolov. Lo portai nel pub dove ci nascondevamo e lo chiusi in una gabbia per cani. Ma lui rise di noi, raccontava storie sconce, insegnava a Emily più di quanto la sua governante avrebbe fatto in 6 mesi. Sembrava immortale. La sua mente ha plasmato la nostra epoca. Ma ora, il vecchio che ho salvato non parla molto. Mangia ciò che gli diamo, si lamenta nel sonno e tossisce sangue. Io credo che non sappia neanche dove si trova. Delilah è più forte ora. Sono io la causa dell'amarezza di Delilah. No, ovviamente. È lei la causa di tutto. Le nostre decisioni pesano. Sento che il mio tempo svanisce. In fretta. Anton, quando ti ho salvato potevi a malapena parlare. Ma sono passati 3 giorni. Lo hanno torturato. Il suo corpo è pieno di ferite. Delilah siede sul trono e ha catturato Emily. Anton, quando ti imprigionammo ci hai sfidati a ucciderti. Ora rivoglio quell'uomo. Corvo ha ragione. Posso far muovere l'elettricità da un lato all'altro della stanza. Ma Delilah va oltre la mia comprensione. Venni a Serkonos per lasciarmi tutto alle spalle. Ma quando sono cominciati gli omicidi, non ho potuto ignorarli. Quando Megan e io abbiamo ricondotto gli omicidi al Duca, era troppo tardi. L'uccisore della corona voleva me. Mi hanno tenuto in vita per le mie conoscenze. Ma ho visto cose. Jendosh aveva un ospite fisso, Brianna Ashworth. La curatrice del conservatorio reale. Sì, Ashworth è pericolosa. È ossessionata dall'occulto quanto Delilah. Sembra che stia lavorando su un congegno chiamato Oraculum. Nasconde molto di più di quanto vediate. Se Ashworth è dalla parte di Delilah, devo eliminarla. Chissà quali sono le sue intenzioni e cosa può fare questo congegno. Prenderemo la barca. Non voglio portare la Dreadful Whale più vicino del necessario. C'è un piccolo porto ai giardini di Syria, vicino al conservatorio. Posso portarvi fin lì. Siamo pronti? Sì, andiamo. La Gran Guardia sarà numerosa fuori dal conservatorio reale. All'interno fate attenzione agli sgherri di Ashworth. Sono particolari, diciamo. Sono loro il pericolo maggiore. Un giorno mi dirai come hai conosciuto Ashworth. Un giorno lo farò, ma fidatevi di me. Ashworth è importante per Delilah. A questo proposito, potreste sfruttare l'abbazia dell'uomo qualunque per togliere di mezzo Ashworth. Sembra che il vice sacerdote di Karnaca tenesse d'occhio Ashworth da un avamposto segreto vicino al conservatorio reale. Dategli un'occhiata, potrebbe essere utile. Ricordate, se lavora ancora con Delilah, Ashworth è molto pericolosa. D'accordo, Megan, ci vediamo. Come se potessi nasconderti da me, protettore reale. Ti vedo, di nuovo nella città che ti ha dato vita. Brianna Ashworth è morta. Bastardo assassino! Non ne avevi il diritto! Non potrai mai capire quanto Brianna significava per me!
Come sospettavo, non hai idea di cosa farei per proteggere Emily. Forse la prenderò a martellate, gettando i resti da una nave che fa rotta per Pandissia. Presto metterò fine al tuo regno, Delilah. La tua spada non può ferirmi, ma ti invito a provarci. Allora è fatta. Ashworth non sarà più un problema. Bene, ma Corvo, c'è dell'altro. Quando vivevo a Dunwall ho fatto cose di cui non vado fiera. Succede se vivi abbastanza. Sì, ma ho fatto peggio di chiunque altro. Conoscevo Delilah e Ashworth. Ho creduto alle loro idiozie e sono finita sulla cattiva strada. Prima di tutto questo, pensavo che Delilah fosse morta. Non voglio parlarne ora, ma dovevo dirvelo. Ci sono cose di cui mi pento, Corvo. Qualunque cosa sia successa a Dunwall ormai è passata, Megan. Vorrei che fosse così. Sembra ieri. Siamo pronti ad andare? Sì, andiamo. Torniamo alla Dreadful Whale. Un altro passo verso il Duca di Ser Conos e verso Delilah. 3 anni fa Delilah tramava i suoi piani. La cerchia del Duca si riuniva in casa di un barone delle miniere di nome Aramis Stilton per commettere nefandezze in suo nome. Devo sapere come l'hanno resa immortale. Ma dov'ero io 3 anni fa? Lasciavo che Emily fantasticasse durante gli incontri del Consiglio e le insegnavo l'arte della spada e i combattimenti da strada. Mi aspettavo un nemico da abbattere con la lama, soldati, spie, assassini. Invece è arrivato qualcosa di inaspettato, oltre il mondo naturale. Siamo stati attaccati da qualcuno come me. Devo sapere perché Delilah è immortale. Da quanto sappiamo, sembra che sia successo qualcosa di strano a casa di Aramis Stilton 3 anni fa, ma poi è scomparso. Stilton viveva in un bunker protetto da un ottimo lucchetto creato da Jindosh. Forse lì scoprirai come fermare Delilah. Ma prima devo arrivarci, passando dalle rovine create dal Duca, dove ho vissuto. Megan ha avuto un'idea interessante. Paolo è il capo degli Urlanti. Vuole eliminare il vice sacerdote Byrne. E anche Byrne vuole Paolo morto. Entrambi i gruppi ti attaccheranno a vista, ma se ti presenti con il cadavere del loro nemico, ti tratteranno da alleato. Quindi c'è un modo per entrare in casa di Stilton? Sono certo che funzionerà. Tornare qui, vederla cambiata, in rovina. Alcune persone hanno più potere di altre. Non conosco Aramis Stilton. Chi è? Leale al vecchio duca. Stilton ha contribuito a modernizzare Karnaca con le miniere d'argento. È partito dal nulla ed è arrivato a una villa fortificata. Ma il nuovo duca spende i soldi così velocemente che i minatori devono lavorare notte e giorno. Il distretto è in rovina. La polvere ha allontanato tutti, tranne i più disperati. Il duca di Ser Conos ha rovinato tutto. Suo padre era un bravo uomo. Vero, ma la politica del nuovo duca è stata resa possibile dal supporto di Dunwall. Comunque dovrai attraversare il distretto delle polveri. Forse Stilton è ancora lì, o forse è morto. Sono andata in ricognizione. Ho parlato con la gente. I sacerdoti e gli urlanti hanno diviso il distretto. Lì avanti è territorio neutrale dove nessuno vi infastidirà. Procedendo oltre, invece, gli urlanti e i sacerdoti hanno stabilito dei confini. Oltre quei punti vi attaccheranno a vista. Il vero obiettivo è Aramis Stilton. Sokolov dice che hai un piano. Sì,
Credo che se ucciderete Paolo o il vice sacerdote Byrne, gli altri vi lasceranno passare e vi aiuteranno a entrare in casa di Stilton. Neutralizzatene uno e portatelo dal suo nemico. Qualcos'altro? Byrne è protetto dai sacerdoti, Paolo agli urlanti, ma credo che abbia anche una protezione di magia nera. Dicono che per morire debba essere ucciso due volte prima del tramonto. Buona fortuna. Sono mesi che cerco di fermare Byrne. Hai fatto ciò che ad altri non è riuscito. Ora mi devi un favore. Siamo in guerra con l'abbazia. Non solo per il territorio, ma anche per la gente di Kardaka. Questa è la mia casa. E spedirò Byrne a Dunwall in una cassa per spiegare cos'è successo all'alto sacerdote e all'imperatrice. Scommetto che non te l'aspettavi, vice sacerdote. Ora, che cosa vuoi? Devo entrare nell'abitazione di Stilton. Sei intrigante. E forse una minaccia maggiore di molti che hanno varcato la mia soglia. Ti consiglio di non dimenticarlo. Ecco l'occorrente per entrare nell'abitazione. A prescindere da ciò che succederà a Karnaca, non dimenticare le tue origini. Comportati meglio del Duca. Certo, puoi contarci. Il Duca è un inutile pagliaccio. Il tempo è una cosa strana. Ho lasciato Karnaca anni fa, emozionato all'idea di andare a Dunwall. Ricordo di essermi innamorato di Jessamine, la sua incoronazione a imperatrice, la nascita di Emily, la peste, la morte di Jessamine e un'altra incoronazione. E ora tutto questo nella città dove sono nato. La casa di Stilton cela un mistero, ma la abbatterò mattone per mattone per scoprire il segreto dell'immortalità di Delilah, finché non riuscirò a imprigionarla. Delilah si sarà anche creata dal nulla, ma ho esaurito la compassione per tiranni e streghe molto tempo fa. L'unica cosa che voglio è porre fine al regno di Delilah e assicurarmi che Emily stia bene. Ancora una volta. Guardati attorno. Un'isola in rovina ai confini stessi dell'oblio. Ma questa è speciale. È il luogo in cui mi tagliarono la gola, 4.000 anni fa. La mia vita si è conclusa qui. Ed è qui che è ricominciata. Dove sono stato ricreato. Siamo pronti ad andare? Tutta questa polvere mi irrita la gola. Sì. Ho fatto visita al vice sacerdote Byrne. Almeno penso. E ho visto la casa di Stilton. Il duca Luca Abele ha demolito il palazzo originale di Karnaca, dove suo padre mi aveva conferito una medaglia. Sulle sue rovine il duca ha costruito una struttura il cui costo potrebbe nutrire la gente di Sir Conos per anni. Una tenuta enorme che supera tutte le altre. Un monumento al suo ego. Devo sistemare le cose. Lo devo alla gente della mia patria. A Dunwall guardavamo dall'altra parte, purché continuasse ad arrivare l'argento. Devo entrare nel Gran Palazzo, occuparmi del Duca e trovare il modo di rubare l'anima di Delilah. Riesci a sentirlo? È la mia ultima notte. Presto mi dissolverò nel grande nulla. Meriti la pace, amore mio. Sono rimasta troppo a lungo. Trova lo spirito di Delilah. Imprigionala in questa gabbia di carne morta. Liberami. Non capisco. Presto capirai.
Allora, pronti? Mi sono già introdotto in diversi palazzi. Sono fatti per tenere fuori gli eserciti. Fermare un uomo dedito a una causa è un'altra storia. Entrare potrebbe non essere la parte più difficile. Il duca non ama la disciplina. Fermare il duca Abele è solo una parte dell'enigma. Dovrete anche scoprire cosa custodisce per Delilah. Il tuo racconto su ciò che hai visto nel distretto delle polveri è stato criptico. Il che mi sta bene. Il mondo è migliore con un po' di mistero. Ma una volta al Gran Palazzo, le tue azioni cambieranno il futuro di Karnaca per gli anni a venire. Ricordatelo. Ho una mappa del Gran Palazzo per te e so qualcosa che potrebbe tornarti utile. In dispensa c'è una leva nascosta che apre un passaggio per il cavo del Duca. Se custodisce qualcosa di prezioso per Delilah, sarà lì. Detto questo, buona caccia. Vedrò cosa fare. So che la situazione a Karnaca è fragile. Emily e io dovremo rifletterci bene quando tutto sarà finito. A palazzo, il duca ha un sosia uguale a lui per confondere gli assassini. Una mia amica lava la biancheria e dice che il sosia fuma, se può aiutare. Forse potreste parlargli, pare che sia un bravo uomo. Che lavoro infelice. Fingersi un tiranno come il duca Abele. Ma perché non lo spodestano? Ha un esercito, controlla le miniere e godeva del vostro supporto dalla capitale. Alle feste del duca i ricchi dissanguano il paese mangiando granchio bollito. C'erano feste simili anche a Dunwall, piene di adulatori per Emily. Mi veniva voglia di tornare per le strade di Serkonos. State dimenticando cosa significa. Io guardavo le luci di quelle feste dal tetto della macelleria abbandonata in cui dormivo, nel distretto sommerso. So che hai dovuto lottare. Dopo anni a corte, di nuovo non sono nessuno. Ma non scorderò quello che ho visto qui, quando sarò di nuovo alla torre di Dunwall. Tornare a Karnaca mi ha fatto capire molte cose. Bene. Quando avrete eliminato il duca, scoprite cosa custodisce per Delilah e prendetelo. Una volta finito, vi recupererò con la barca. Ci siamo. Deve liberarmi da questo contenitore morto. Solo allora potrà intrappolare lo spirito di Delilah. Gesù, il tuo spirito mi conforta. Come posso lasciarti andare? Ti ho dato quanto ho potuto, amore mio. Ho cercato di guidarti. Ora nostra figlia avrà bisogno di te. Riposa in pace, mia dolce imperatrice, stella del mio cielo. Corvo, i tuoi occhi, le tue mani, il tuo cuore. Con il mio ultimo pensiero, ti amo. Dunque è fatta. È tempo di restituire l'anima. Questo cos'è? Il cuore della mia sorellastra? Rimangono solo i suoi resti. Dunque, è fatta? La caduta di Karnaca? Il duca è morto. Brindiamo al futuro. Torniamo alla Dreadful Whale e poi si parte per Dunwall. Eh sia. Per cercare di aiutare Emily e restituirle il legittimo trono. Pronti? Quando vuoi tu. D'accordo, come volete. Così è iniziato il giorno peggiore della mia vita, con un uomo mascherato diretto alla torre di Dunwall. Ora accadrà di nuovo. Un'altra imperatrice cade, un'altra storia finisce. L'ultima volta ha quasi rovinato l'impero. Riuscirò a fare di meglio? Delilah mi ha teso una trappola e io ci sono cascato. Ma prima di diventare protettore reale, ero corvo. Prima di avere una spada, combattevo con bastoni e schegge di vetro. Con qualunque cosa. Non so quale sia il tuo grandioso piano, Delilah, ma farò di tutto per fermarti.
sai dove andare a cercare Delilah, ma come la affronterai? Spero bene che tu abbia un qualche tipo di piano. Non sarà facile. Potrei non avere altra scelta che combattere. E Delilah merita tutto ciò che riceverà. La vita mi ha insegnato a non impartire simili condanne. Come ti ho detto tanto tempo fa, la conoscevo. La sua anima era ferita a morte, ma astuta e in cerca di un modo per riprendersi. Forse più di ogni altra cosa, Delilah aveva un grande talento nell'immaginare un mondo migliore. Se solo lo avesse concentrato in qualcosa di meno distorto. È tardi per i rimpianti. Sì, hai ragione. In ogni caso, devi fare attenzione. Ormai non riesco a non preoccuparmi per te. Addio, Anton. Megan. La gente usa quel nome da molto tempo, ma è falso. Io mi chiamo Billy Lurk. Ricordo di averlo visto scritto da qualche parte, tanto tempo fa. Sì. Faccio fatica a parlarne, ma meritate la verità. Ve lo dirò. 15 anni fa ero in una banda di mercenari, pagati per uccidere. Certi lo meritavano, altri invece no. Il capo mi aveva salvata dai bassi fondi. Non avevo nulla, neanche la speranza. Io... è difficile ammetterlo. Voglio sentirtelo dire. Il nostro capo era l'assassino Daud, ed ero nel suo gruppo. Il nostro ultimo lavoro insieme, ci avevano chiesto di... Hai aiutato Daud a uccidere Jessamine? Sì. Non so che altro dire. Da tempo non desidero altro che poter cancellare quel giorno, ma non posso. Non potrò mai perdonarti per questo, ma la sofferenza è in grado di cambiare le persone. Oggi sei una donna diversa da quella che eri. Sì, tutti soffrono, ma non fanno ciò che ho fatto io e non diventano ciò che è ora Delilah. So che non lo dimenticherete, ma neanch'io potrò farlo. No, immagino di no. Addio, Billy. Prenderò la barca e da qui proseguirò da solo. Se il vecchio Samuel potesse vedermi... Riportami nella gabbia del mio petto. Oh, lo farò. Delilah tornerà mortale. Hai lasciato che la madre di Amy scivolasse nell'oblio. La mia è finita in una bara per bambini, con le gambe ripiegate perché non potevo permettermi una degna sepoltura, mentre mio padre riposa nella cripta imperiale. Stai mentendo? Non vuoi ancora accettare. Sei stato mandato a Dunwall in dono, come una scatola di cioccolatini, perché tanto valevi. Abito il cuore della tua amata, e il mio corpo dorme nel letto di tua figlia. A Karnak ho imparato che il diritto di governare non dipende dalla nascita. Va guadagnato giorno per giorno, servendo i bisogni del popolo. Sto venendo a porre fine alla tua tirannia, Delilah. Ho visto l'alto sacerdote cadere. Tutto è perduto. Lascia questo luogo. L'abbazia ha assaltato la torre. Ci hanno sconfitti. Non solo gli stregoni di Delilah e i loro mastini spettrali, ma gli uomini meccanici, i soldati automatizzati. La musica antica era impotente contro di loro. Riposa ora, ma sappi che porrò fine al regno di Delilah. Te lo prometto. Sull'orlo della morte percepisco in te la corruzione dell'oblio. Due eretici che si scontrano. Ridicolo. Il mondo è condannato. Seguimi, caro Corvo, e vedrai come rimodellerò tutto quanto.
Emily. Padre, cos'è successo? Non agitarti. Ti spiegherò tutto quanto. E così il duca cadde, e al suo posto si levò un uomo del popolo. Paolo era nato in povertà, conosceva bene la vita dei meno privilegiati. A volte il potere urla, altre volte sussurra. A Downwall, in seguito alla morte di Delilah Copperspoon, la congrega perse i poteri e il suo effimero colpo di stato terminò. La legittima imperatrice tornò sul trono e iniziò a placare i disordini in città. Pertanto, Emily la giusta, Emily l'intelligente, seguì il proprio destino, governando per decenni sull'impero con Corvo Attano al suo fianco. Ai suoi tempi, Anton Sokolov aveva fondato l'industria, traghettando l'impero in un'era sofisticata. Aveva frequentato nobili, artisti ribelli e grandi inventori, godendo di ciò che la vita aveva da offrire. Lasciata Downwall per l'ultima volta, si recò nel freddo nord, finalmente soddisfatto, verso un ultimo viaggio verso casa. Certe cose non cambiano mai, nonostante innumerevoli tentativi. Ci sono domande a cui rispondere. Quando Megan Foster svanì dal mondo, dalla sua ombra emerse Billy Burke, che partì per cercare una propria identità e qualcuno che fosse per lei una famiglia. Slip on to a whaler and maybe